Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, come state? Volevo parlare di questa storia che è una storia che secondo me abbasserà un po' gli stereotipi e alcuni, diciamo, luoghi comuni che si finisce per credere sulla base di fatti che sono avvenuti in passato. Allora, prima di iniziare con questo video, come sempre vi chiedo gentilissimamente di lasciare un mi piace se vi piace il mio lavoro e volete che porto ancora più casi come questo. Sto cercando di creare nuovi contenuti ogni lunedì e ogni giovedì che caricherò su questo canale, quindi davvero io vi aspetto e vi ringrazio tantissimo come sempre di guardare i miei video. Inoltre, mi piace veramente sentire la vostra opinione e che cosa ne pensate di questi casi. Non sapete quanto mi piace leggere, magari io intanto quando mi condividete le vostre testimonianze o magari mi aprite spunti di riflessioni su cose che magari durante la realizzazione di questo video non avevo pensato. Quindi diciamo che io quando tratto di questi casi è proprio un modo per poter scambiare idee e fare anche una discussione che può aprirsi anche nei commenti. Quindi davvero io vi ringrazio perché mi piace proprio la community che si sta creando in questo canale. Davvero un grazie speciale. Oggi parleremo di predatori che si possono trovare online in Giappone. Sapete, quando io vi dico predatori su internet, state attenti, immagino già l'immagine che magari verrà nella mente di molti di voi, magari un otaku alla ricerca che cerca di adescare qualche ragazzina online. Tuttavia, il caso di oggi vede come protagonista una donna bellissima di 23 anni, che tuttavia aveva il brutto vizio di cercare di adescare giovani ragazzini online. Sono già sicuro che nei commenti, quando mostrerò le immagini di questa donna, ci sarà chi partirà un pochino prevenuto per quanto riguarda questo caso. Io mi ricordo che anche settimane passate avevo fatto un caso simile, avvenuto però questo in America, in cui c'era questa maestra bellissima che aveva iniziato una relazione carnale con un suo studente. Ecco, questo è un caso un po' simile e se c'è, cioè, sono delle persone da una parte che riconoscono che questo si tratta di un vero e proprio crimine, ci sono anche una serie di persone che invece sostengono che oh, che fortuna questo ragazzo, vorrei essere io al suo posto. E tra l'altro ci sono delle persone che quasi ci scherzano sopra, ma qua si sta trattando di un ragazzino di 12 anni con una donna adulta. La donna di questo caso era Rika Nagao, una donna di 23 anni, una madre single con due bambini, una figlia di 5 anni e un figlio di 3. Fin da quando era bambina, questa ragazza era sempre considerata una ragazza molto carina, anche se non particolarmente sveglia. E tra l'altro non era neanche una ragazza particolarmente socievole o aperta, anzi era piuttosto introversa. Era una ragazza che non adorava particolarmente giocare all'aperto, anzi preferiva passare del tempo da sola nella sua stanza giocando a videogiochi o navigando su internet. Tuttavia, almeno in parte, avrà socializzato con almeno una persona dal momento che era rimasta incinta durante gli anni delle superiori, all'età di 18 anni. E il padre, con il quale insomma ha avuto questi rapporti, era 3 anni più giovane di lei, quindi un quindicenne. Questa madre aveva pensato di abortire, tuttavia voleva davvero concepire questo bambino perché a detta sua lo amava già. Aveva anche provato a sposarsi il ragazzo, il padre di questo bambino, tuttavia non poteva legalmente farlo dal momento che non c'era il consenso dei genitori e questo ragazzo era ancora un quindicenne e quindi minorenne. Rika ha comunque voluto portare avanti questa gravidanza e ha scelto di abbandonare gli studi. Non è chiaro se il suo secondogenito sia anch'esso figlio dello stesso padre. Sembrava che comunque questa donna, una volta che ha concepito questo figlio, non fosse particolarmente interessata a lui, anzi molto spesso lo lasciava all'asilo anche oltre l'orario stabilito. Sapete, ne abbiamo parlato anche in passato in Giappone potete lasciare il vostro bambino all'asilo anche dopo l'orario stabilito, fino alle 7 se pagate extra, non in tutti gli asili, ma ci sono degli asili che offrono questi servizi, anche perché se entrambi i genitori lavorano è veramente difficile prendersi cura
del figlio, altrimenti. E molto spesso lasciava anche il bambino a casa dei genitori e la donna faceva tutto questo per poter restare a casa da sola e giocare ai propri videogiochi. Qua ci sono molte descrizioni di questa donna, persone che la conoscevano, vicini di casa, che hanno detto che questa donna preferiva trascorrere le giornate da sola a casa, un po' giocando ai videogiochi e un po' anche cercando nuove prede, giovani ragazzini. E alcune tracce di questi suoi comportamenti lo possiamo ritrovare sul suo Twitter. Qua possiamo vedere alcuni screenshot in cui praticamente qua possiamo vedere che la donna cercava di incontrare dei ragazzi molti più giovani di lei. Chiede a questo ragazzino di nome Sora se gli piacerebbe provare Ofupako. Questo ragazzo, non sapendo il significato di questo Ofupako, le chiede che cosa sarebbe. La ragazza gli ha quindi suggerito di controllare il significato su Wikipedia. Ofupako è uno slang che sta per l'incontro, diciamo, di qualcuno che conosci online e ci fai delle cose insieme. E è davvero ovvio che cosa volesse intendere questa donna se noi andiamo a vedere ulteriori tweet qua che ha fatto nel 20 di novembre del 2018, in cui dice che praticamente è stanca e vorrebbe solo incontrarsi con il suo Sora, e ha detto che vorrebbe fare dei bambini con questo Sora e guardare dei DVD assieme. E praticamente, analizzando ulteriormente da investigazioni tutti i suoi social media, si è riuscito a scoprire che questa donna si è comportata in questo modo e ha fatto Ofupako con una serie di persone che ha incontrato su Twitter o comunque nei giochi che stava giocando online. Addirittura è arrivata a frequentarsi, a iniziare una relazione con un ragazzino di 12 anni che ha incontrato nel dicembre del 2019. Questo ragazzino andava ancora alle elementari. Rika, come potrete immaginare, si è subito affezionata a questo ragazzo e le loro conversazioni, che all'inizio erano piuttosto casual, si sono fatte sempre più intime. La donna, Rika, è anche andata a incontrare questo ragazzo nella città dove risiedeva, appunto nella città di Fukuoka, che come potete vedere è ben distante da Okayama, addirittura 500 km di distanza. E in questa città lei ha prenotato un hotel in cui ha speso la notte assieme a questo ragazzo. E ragazzi, devo dire che è un pochino complicato spiegare come funziona la legge in Giappone per quanto riguarda, diciamo, farsi dei minorenni. Dipende un po' dall'età che avete. Vi lascio questa tabella in cui potete analizzare un pochino i dati. Perché dovete sapere che, a differenza dell'Italia, in Giappone diventate degli adulti all'età di 20 anni. Quindi, per farla breve, se avete più di 20 anni e vi fate qualcuno di più giovane di 20 anni, può creare dei problemi. La donna ha incontrato questo ragazzo in più occasioni, si sono seguite una serie di incontri e la donna ha detto a questo ragazzo di non dire assolutamente mai che si stava incontrando con lei, forse perché probabilmente questa Rika aveva capito che quello che stava facendo era in realtà di fatto un crimine, e che quindi, se quello che stava facendo fosse emerso, sarebbe entrata in cause legali e problemi con la legge. Tra l'altro, questa donna ha anche suggerito a questo ragazzo di scappare via e andare a vivere con lei. Cioè, questa donna di 23 anni ha suggerito a un ragazzino delle elementari di scappare di casa e andare a vivere assieme a lei. La donna, quindi, un giorno lo ha invitato addirittura nella sua città, a Takamatsu. Ha pagato tutte le sue spese di trasporto e l'obiettivo sarebbe stato che questo ragazzo iniziasse a vivere poi nella sua dimora. Hanno avuto dei giorni lunghi ed intensi insieme e passavano praticamente tutte le giornate assieme. Il ragazzo, comunque, inizialmente non voleva più tornare a casa, ma dopo ripetute telefonate da parte della sua famiglia ha scelto di fare ritorno a Fukuoka. Tuttavia, ben presto la donna chiamò nuovamente questo ragazzo per tornare da lei. La loro relazione sembrava, diciamo, farsi ogni giorno più forte e la donna è arrivata persino a postare delle foto di questo ragazzino. Non posso farvi vedere alcune di queste foto perché veramente sono assurde. Ci sono addirittura delle immagini in cui si faceva il bagno con questo ragazzo delle elementari, e queste foto sono state uploadate sul suo Twitter.
Come potrete immaginare, i genitori di questo ragazzino erano estremamente preoccupati e non sapevano che cosa potevano fare per poter riavere il loro ragazzino. Cioè, dopo tutto era un ragazzo delle elementari, cioè immaginatevi, io non lo so, però se me ne andassi di casa per qualche giorno, i miei genitori penso che all'epoca sarebbero stati estremamente preoccupati. Ma Rika era sempre lì, era sempre al fianco di questo ragazzo e gli insegnava esattamente che cosa dire ai suoi genitori per non farle preoccupare e assicurarsi che questo ragazzo rimanesse assieme a lei. La loro discussione è andata anche online attraverso una serie di tweet in cui la donna ha anche detto che lo amava e che voleva spendere l'intera sua vita assieme a lui. E è stato proprio in quel momento che finalmente una persona che ha voluto rimanere anonima ha avvisato la polizia di quello che stava succedendo, perché so che spesso capitano di queste cose online. Ragazzi, se vedete che ci sono delle situazioni del genere che succedono, chiamate la polizia perché non è una situazione normale. La donna è stata ben presto arrestata e subito ha ammesso le proprie colpe. L'intero processo è avvenuto nella città dove risiedeva questa donna, quindi nella città di Takamatsu. L'attenzione, tuttavia, durante il processo si è spostato da appunto quello che è successo in sé a l'aspetto di questa donna. Ci sono stati una serie di commenti che qua vi metto, non mi va neanche di leggerlo, e devo dire che mi hanno lasciato alquanto rabbrividire. È un fatto ancora recente, quindi è un discorso che sta ancora andando avanti, c'è ancora un dibattito, e io noto, come vi ho detto nel video che ho caricato appunto su quella donna di quella scuola americana, io mi sono ritrovato dei commenti simili, quindi anche in questo caso sono sicuro che ci saranno dei commenti comunque anche che vedono magari le cose diversamente da me. La corte era rimasta estremamente sorpresa dall'aspetto di questa donna, non riuscivano a capire come una donna del genere, che sicuramente non dovrebbe aver avuto difficoltà a trovarsi un partner della sua età, sia andata con un ragazzino. E secondo me queste sono una di quelle cose che bisogna sempre guardare le situazioni con un occhio esterno, cioè vedere la situazione da una prospettiva un po' più ampia, perché benché questa è una donna estremamente affascinante e alla corte, tra l'altro, si è presentata veramente con pochissimo make-up e sembrava una donna cristallina, pura e generosa, bisogna sempre ricordarsi che comunque quello che ha fatto non è una cosa normale o comunque che la legge ti protegge. La donna si è subito difesa in corte dicendo che non ha mai avuto particolare fortuna con gli uomini, è stata più volte tradita e alcuni di questi ex fidanzati la picchiavano pure. Ha detto che talvolta l'hanno lasciata con delle ferite gravi e che nessuno di questi uomini l'aveva mai trattata bene. E ha detto che questo ragazzino la trattava meglio di qualsiasi altro e per questo motivo lei ha finito per vedere oltre l'apparenza o l'età anagrafica di questo bambino e vederlo come un adulto. Tuttavia, il giudice fu piuttosto deciso nel dichiarare la sua opinione al riguardo di questa faccenda e ha detto che da madre, questa donna avrebbe dovuto sapersi comportare meglio. E quello che ha detto la donna è stato il mio istinto. La donna è riuscita comunque a stringere un compromesso, un accordo, diciamo, con la famiglia di questo ragazzo e sulla base di un risarcimento di circa 1,5 milioni di yen, più la promessa che non avrebbe più rivisto il ragazzo, non è stata accusata anche di aver rapito questo ragazzino. Questo ragazzo adesso sta facendo le medie, però sembra come se sia sempre triste e si senta sconfitto, amareggiato di tutta questa situazione. Ha detto che ha avuto la sua prima esperienza appunto con una donna bellissima e ha dato tutto se stesso e che veramente è amareggiato da quello che è successo e spesso ripensa a quanto le manca. Anche se di ultimo sembra che da ulteriori, diciamo, testimonianze che sono arrivate, sembra che in questo momento abbia un pochino lasciato alle spalle quello che è stato la sua relazione con questa donna e sia pronto a diciamo andare avanti con la sua vita. In definitiva, la donna è stata condannata inizialmente a 5 anni, la sua pena è stata poi ridotta a 3 anni e infine è stata rilasciata. In questo momento è libera, è però in probation, quindi se nei prossimi 5 anni dovesse commettere un qualche tipo di crimine sarà riportata in carcere. È adesso anche in cura in una struttura psichiatrica per poter, diciamo, tenere a bada questo suo desiderio incontrollato che aveva dentro di sé.
Ragazzi, questa era la storia di oggi. Devo dire che è ancora un dibattito, come vi ho detto in questo video che sta andando avanti. Sono davvero curioso di sapere la vostra opinione al riguardo di questa faccenda. Io vi ringrazio davvero per aver scelto di vedere questo video e come sempre vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuto questo contenuto e volete che continuo a portare questa tipologia di casi. E mi raccomando, siate rispettosi nei commenti perché so che di solito questa tipologia di contenuti apre veramente dibattiti in cui si possono avere delle opinioni molto differenti tra loro, ma cerchiamo di diciamo rispettarci l'un l'altro. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!